Live amici di Billiard Channel dal Red Italia Billiards in Salerno per proporvi la seconda semifinale della quarta tappa National Billiard Challenge con sotto la regia arbitrale di Carlo Laterra, se la vedranno Andrea Quarta ed Alessandro Mascia. Per quello che è un incontro importantissimo, soprattutto per il Cannibale, che adesso vi racconterò un po' della loro classifica, tutto il nostro team è pronto. Partiamo da questo signore che è qui accanto a me, il mio socio Nicola Biondi, un po' disattento, vedi, è stato colto anche alla sprovvista da questa mia chiamata, un po' asincrona, però Fabian Artu c'è, Daniel Bozza, Simone Favalli, Andrea Quarta, che state vedendo adesso inquadrato, uno dei protagonisti. E poi Andrea Costantino Levote che con la sua stelicam ci offrirà delle nuove bellissime inquadrature con delle chicche che si potrebbero apprendere proprio da queste inquadrature molto ravvicinate. Con Andrea... Non abbiamo il nostro Daniel perché l'abbiamo prestato, prestato alla RAI una... per le grafiche. Allora per quanto riguarda la RAI la nostra trasmissione proseguirà in diretta fino alle 17.35, a 17.30 circa dove poi cederemo. La linea appunto a Rai Sport, noi andremo avanti a commentare in differite, poi troverete il completamento della diretta sul nostro canale YouTube dopo che sarà terminata la diretta Rai chiaramente. Si presenta bene Alessandro Mascia con 10 punti di sfaccio. Vediamo un po' qual è la classifica di questi due giocatori, attualmente Andrea Quarta, al tiro, vediamo se ha fatto un po' pace con questa sponda Andrea. Sì, diciamo la situazione che... non è male, realizza 10 punti, non difende e ci sarà subito l'occasione di replica. Quello che era... diceva ieri, quando sono scia. un po' da trattare, mm. sto facendo un po' di fatica. Quarto, Andrea Quarta in classifica, a quota 108 punti ora, ma già 60 li ha acquisiti e quindi un buon salto in avanti il cannibale Alessandro Mascia invece che tanto ha da chiedere alla classifica perché è 25esimo con 55 punti e con minimo altri 60 punti si mette a bello come si dice è un altro di quelli che insomma il pensierino alla categoria eh, dei nazionali pro per l'anno prossimo ce lo sta sicuramente facendo ancora segno quarta di sfaccio questa volta le biglie vengono condotte al meglio sfaccio che ha tirato e generato da una imperfezione di alessandro mascia su una dritta 24 15 il parziale un inizio abbastanza in gioco aperto e non è... Non si chiude neanche qua il gioco perché quarta ha a disposizione un'altra un possibilità di sfaccio. Deve certo. prendergli un po' le misure, Alessandro, perché lasciare andare quarta a braccio sciolto non è mai una grande idea. Eh, per fortuna, Di Mascia quindi realizza solo quattro, però non avrà possibilità di replica perché di tre e mezzo, quarta. La misura l'ha trovata. Se trova anche, poi anche, anche la ieri ieri si era visto che c'era la, la misura giusta. Se troverà anche la, 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 le traiettorie di filotto. Eh, si va a casa, eh, finisce presto. Ci si avvia, proprio a casa con tutta la contentezza del mondo. Comunque, gran bel risultato per adesso per eh, Alessandro, eh, che non era mai anche arrivato, si tocca però. Non era mai arrivato a questi livelli, non aveva mai raggiunto le semifinali di una prova nazionale. Avezzo alle vittorie comunque, un giocatore che in terra sarda vince tantissimo, ha vinto anche trofei sempre in Sardegna a livello internazionale, proprio a Calangianus, e si sta contendendo insieme. Ad Angelo Bellocchio, un po' un circuito, hanno, fatto, hanno giocato due finali consecutive. A fare, a fare loro compagnia, sicuramente anche l'ex re di Goreziana, Fabietto Mura, e poi Margineso piuttosto che Crepaldi. Insomma, una, la Sardegna che negli ultimi anni è cresciuta tanto biliardisticamente. La destata di scambio per Mascia 2-2 e non ce ne saranno più. Probabilmente non Tanto ieri ab... della di qua ieri Era abbiamo rimpallato. visto un, un velo di rimpallo sulla Kito e oggi sulla Kito 0. 4 Beh, Vedo, in intervista. Sen, segniamolo sul calendario perché sinceramente è strano vedere fallire questa occasione al cannibale. In intervista ti ha detto che è poco allenato e di conseguenza ha detto quando le biglie le devo trattare un po' di più faccio fatica. Ed è una realtà, è quello che poi sai Andrea è talmente tanto bravo anche non allenato. Che e qui non era, non era facile fare niente, eh? cioè trovare questa strada era veramente impossibile Ci voleva parecchio, parecchio impegno, sì. Bricolla per quarta. Che cosa vuol dire Dal, da poter fare 14 a poter fare 0, per 2 mm? Quarta rimane stretto, stranissimo stretto con quel pallino lì. Stretto e corto non difende, ma scia può andare a uno sfaccio con le biglie, una settantina di centimetri, un paio di diamanti. Da guadagnare comunque uno sfaccio di palla grossa a contenere la battente di lunga, lunga centro, lunga 10. Vediamo con che forza, forza sembra buona, e qui bisogna vedere se la, la palla gialla prende la strada giusta per nascondere. Il, la radrezzata ulteriore a quarta e così è qui quarta la prende di prima realizza il pallino a tre qui molto fortunato non credo che volesse prendere proprio questa porzione quasi di mezza biglia penso sia stato sulla palla sul pelo chiaramente è rimasto decisamente sotto misura rispetto anche a questa presa di palla è vero che la forza che va impressa alla palla è quella per salvare un po' tutte le smezzate un po' tutte le porzioni e qui potrebbe realizzare Ah, ma è andato a portare giù bravissimo. bravissimo giocarla veloce poteva sulla, fare stare sulla parte interna con la speranza di fare il 4 però ha deciso di contenere la forza e tirarle giù e il risultato finale gli ha dato sicuramente ragione almeno per il momento pallino da 3 x 4 No, se Corta. ci arriva da dietro per fare Steola, sì, è un'uscita di sponda palla. Quantomeno, meno eh, penso vedo anche l'angolo traversato, sai? Ma secondo me Piana non la vede. Che gli faccia ombra quel pallino, ma eh. ombra, se non me gliela fa. Infatti, va di sponda palla. Mi sembra si sì, sponda palla a sfacciare, scappar via. Eh, forse è lungo o no. no? È lungo, è lungo. Lunga. Ma è stato troppo sulla grossa. Eh, qui bisogna tirare più piano di quel che si crede. Devi pensare che la battente viaggia in virtù dell'effetto che gli imprimi e non, e non per della la forza porzione che, eh, esatto. della porzione che prendi. Quarta 2 filotto 10 in totale per quarta. Si mette a 43. Riesce però a trovare quadratura difensiva. Oggi è giocato molto a viso aperto. Eh? Non c'è mai stata una conclusione, a parte una volta quarto, dove ha realizzato eh, quattro punti e, e ha condotto bene la sua biglia in difesa. Chi attaccato ha attaccato ha sempre anche poi concesso al tiro successivo. In effetti, c'è un po' poca cura del gioco. Scia con lo steccone per questa stretta, vediamo se la tiene bassa di forza, bravo Alessandro. Una forza che risulterà essere un po' una via di mezzo. No, forse arriva alle tre corse. Sarebbe un'ottima notizia per il giocatore sardo. Buona quarta in una di quelle che in allenamento sono le specialità della casa qui un rimpallaccio di andrea cioè rimpallaccio è difficile dire rimpallaccio era brutta questa palla e se un giocatore non è in allenamento di sicuro non è semplice non è semplice neanche da allenati quella cosa lì Decide di battere morbido questo sfaccio Mascia, proprio per tenere contenuta la forza, allontanare il più possibile le biglie a quarta. Quarta che può battere un giro, vediamo se il cannibale si sistema un po', ha fatto più di qualche errore sulle biglie frontali. E questo va a fare compagnia agli altri probabilmente è tutelato chiaramente dando la forza della corta. Vediamo quale sarà la scelta di Alessandro. Eh, qui l'unica a giocare il giro, però a scorrere, mantenendo la battente, saltare un attimo addosso alla gialla come l'hai fatto a destra, e mantenere entrambe le biglie sulla lunga di destra qualche idea anche di poter fare steola e penso che sia quello che sta tirando Alessandro eccola qua la soluzione di cui vi raccontavo una buona esecuzione vediamo se riesce a trovare anche la steola di Pallino sembra proprio di sì bravo Alessandro bravo. impatta 43 eh? ecco la steola, la steola proposta al nostro Costantino che è proprio in linea Quarta di tre di calcio sullo stretto ad accompagnare le biglie in difesa, prossime alla mezzeria longitudinale. Garuffa per Alessandro Mascia, che accetta la palla stretta. Eh, non prende una porzione favorevolissima, eh. ah, una porzione per cui serviva molta più forza sfaccio per quarta. Andiamo se prende più lunghe. forte per tenerla dritta e non riesce a portarla. Solo due. Vediamo se riesce a difendere quarta. quarta eh, mi sembra di no. Um, mi. Se me devo alzare leggermente. Eh beh, se deve alzare leggermente è una buona notizia per Andrea. Alzerà, darà la forza della gialla alla corte inferiore, ho proprio l'accenno eh, perché la distanza, la distanza è importante, quindi ha molto Intenta tempo per provare eh. la palla, eh, eh. una buona uscita, arriverà anche un pallino da 3, probabilmente a eh, 3 punti. Lo portano a 46, sì, sì, mette la freccia, Alessandro Mascia. Quarta, decide questo impatto di colpo in pancia proprio per, mh, con il massimo effetto, ma dato in pancia proprio per enfatizzare la parte larga ed, ed ostentare la parte larga della palla. Operazione in parte riuscita: difende, ma c'è un'altra garuffa a disposizione di Mascia. Vediamo se si corregge la forza. Adesso è partita in modo importante. La presa larga chiaramente rende questa forza sufficiente alla difesa. E quarta andrà al volo, stando più sulla parte inferiore per realizzare il pallino da 4. E quarta intercetta piena, fanno il freddo di Birilli. E eh, questa fa male, eh, eh anche perché questo è uno, è uno dei tanti cavalli di battaglia di quarta. Eh, sì, al, volo al volo è lungo. veramente, veramente bravo, sia di una che di due. Sponde palla per Mascia. Tutela sul largo della della palla avversaria, bricolla da costruire con una leggera parabola. Attenzione, rimane sotto misura. Quarta, nei ah, sogni, eh? se riesce a tenerla dritta. ecco arrivare dici sfaccio il pallino da 4 anche se sono sulla stessa c'è cioè. sfaccio il pallino da 4 rischi si sì. si potrebbe rischiare rischi di snaturarlo un po' però si può rischiare sì. non ho parlato a caso Se casa era buona, la presa solo troppo scarsa. Sì, ma ripeto, se si concentra a fare un 10 normale, quarta sempre a 53, quindi manca il rosso, anche ma gli mancasse uno. Quindi tentativo di quarta di difesa utilizzando anche il pallino in chiave difensiva certo che zero sono stati obiettivamente pochi per Alessandro impegnato ora a uno schiaffo andiamo al volo sullo Strator non è in una brutta posizione eh, dal momento che è attaccata sul rimpallo parte di ragione del tiro vediamo se arriva con la forza ma scia, sembra proprio di sì un buon disimpegno Bravo. per Alessandro trasponde di calcio per quarta Ma segno quarta, si mette a 57: una gran bella notizia per il campione pugliese. C'è una candela per, per Alessandro che dovrà rischiare anche qualcosa, forse, Beh, cercare la misurissima. forse è dischietamente valida eh, la direzione però no set point per quarta è eh, rammarico eh, per Alessandro che e in questo set ha avuto molte occasioni guardate un'occhiata al pallino ah, sta vedendo di giocare il giro volante Allora, oppure addirittura il girone di colpo girone girone o angolo di, di colpo fare lunga eccolo, no, guarda, qua. Pensavo, eccolo qua pensavo vedesse lo sfaccio io si dirò no passato nel vuoto mamma mia ma eh, questo passaggio ponderabile eh tra l'altro da quel diamante lì se fa la z potrebbe andare più o meno così. Intanto ne fa 10, vediamo se centralizza. Eh sulla, sulla no, non ce l'aveva, sullo, sullo stretto era il disegno che proponevo io. Ha aumentato giustamente la forza, si mette a 56, adesso il problema diventa di quarta per scavare l'ingresso su questo duomo di tre lo scava troppo eh, probabilmente riesce a stare dentro Andrea bella uscita a forza veramente di esperienza e qua quattro punti per, per Alessandro al volo di leggero o senso di leggero contro, io andrei dalla sponda di ma andrei a destra perché è più vicina, tanto una porzione esclude l'altra a seconda del lato, qui non ha buono, non ha buono lo sfaccio, di là non avrebbe buono il pallino di angolo. Non se riesce a salvarsi. Eh, C'è finestra, mi sa. Ah eh, sì. Da guadagnare. Ma. E chiude quarta quarta. Chiude con questo sfaccio da 10 punti. E fa suo il primo set 67 a 56. E dopo il replay vediamo che che palla guarda quarta dai con l'inquadratura della stella La sua. La sua. Assolutamente la sua. Andiamo in pubblicità. Ogni pezzo di legno è un racconto. Ogni taglio, ogni tassello. È un capitolo da scrivere con cura. È così che prende vita un capolavoro. L'incontro perfetto tra creatività e maestria. Una storia unica da raccontare. Maio Bergomi, costruttori di passione. Un primo set giocato molto, molto, molto a viso aperto da entrambi. Sì. Sicuramente un po' di rammarico per Alessandro Mascia che è arrivato a 56. Quell'occasione in cui ha fallito lo sfaccio quando gli mancavano 14 punti. Forse è quella l'occasione che più... Anche perché se ci pensiamo era messo tanto male col pallino, cioè bisognava veramente tornare indietro. Infatti non parlavamo di infattibilità, parlavamo del fatto che il tiro si complicava, è stata la dimostrazione l'esecuzione la, di Alessandro e eh, probabilmente con, con quarta 53. Mettersi a pensando di realizzare 10, mettersi, mettersi a 56 insomma non era proprio una, una bruttura come, come pensiero. Sì, però sai non lo biasimo perché insomma, avere l'opportunità se valuti che c'è l'opportunità di fare 14, ha tirato a fare 14. Poi giustamente. poi fai tutti i ragionamenti del caso. Stai pensando che stai giocando con quarta, che magari la. la, la, la... L'occasione non è che ti capita poi tante volte. Poi c'è anche da magari pensare anche un po' di emozione perché ora Alessandro ora è un po' di tempo che calca dei sì, sicuramente palcosciani si importante, sì. Però chiaramente si deve un po' abituare. Ecco, di sicuro è la prima volta che si gioca una semifinale di una competizione così importante, certo. E qui tre sponde di calcio per Mascia. Un bel ingresso per lui. Un ingresso che non si traduce in una realizzazione di birilli, ma in una buona difesa. E stesso tiro per Andrea Quarta che invece penso, stia sulla parte grossa della palla lì è proprio una delle situazioni dove se si fanno i birilli si paga il traversino è stato invece sul tiro non difende, giro a disposizione di Mascia giro o girone? no, gioca il giro, richiama verso il centro aumentando un po' la forza ah no, la tiene addirittura lì sulla lunga, allora l'aveva perché questo? era più facile forse andare verso il centro però era molto impostato largo no, era facile, nel, facile non c'è niente però c'era il pallino che gli dava tanta difesa anche a risalire un pochino mamma Pato mia Quarta tutto tutto mia 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 Questa ecco, Questa Perché è una palla da quarta che fatto diciamo dal centro del tavolo questa sventaglina non è niente di eccezionale ma fatta con la mano sulla sponda tutto bigliardo è qualcosa di eccezionale eh sì la direzione è la stessa ma la difficoltà no, no, no è di, non è, è, non è, 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 neanche, è neanche la stessa la direzione perché lì la devi mirare praticamente piena cioè miri pieno cioè il posizionamento la ah, linea la, la, sarebbe okay. uguale allo stesso ma... la mira adesso non dico piena ma non oltre i tre quarti di palla, perché consideri che la, la palla chiaramente ti curva. Ti curva. vai a mirare una porzione che di fatto, come si è più volte detto, i tuoi occhi non vedono, quindi devono crederci. per quarta ha giocato con l'effetto a destra per accompagnare anche la battente verso sponda non realizza buono il posizionamento ma scia penso che qua no trip for cats come si dice non c'è tripa per gatti che ci si appoggia si sì, poteva pensare a un'uscita di sponda quella d'effetto buono ma mi sembrano troppo troppo dritte oh, aiuto Aiuto, aiuta, aiuta, aiuto. aiuto, aiuto. Questa va anche a bere eh. di misura ma va a bere. Non è una vista così Alessandro, peccato. Buon eh, per lui che ne no. beve solo uno. Ma. No, doppiamente buon per lui, che ne beve soltanto uno, che quarta la palla in mano, c'ha il pallino chita. E infatti dovrà giocare... Decide di giocare di trasponde di calcio. Una tipica posizione di prova a giocherà praticamente a colpire il primo birillo, birillo stretto dell'italiana, quindi un'uscita intorno a 12. Ah, Fa un penso buon 10. Presto solo 10. Penso Sotto, solo 10. Mm. Poteva perdere di più. Ah. 26 a 6. Dove passare. Eh, infatti no, ti non... stavo guardando oh, ci passa c... oh, no, a dai. poco ha ah, riuscito a toccarla ma... riesci a mandare il replay dall'alto no no c'era c'era questa forza devi passare un po' più largo c'era che non era proprio sull'acchito del palino. Sì. Siamo ingannati. Se, ah, okay. se pensavamo tutte e due fosse sull'acquisto del palino. Sì, invece, chiedo venne, eh, No, ma ci, ci sono cascato anch'io. Eh. il che, che il che? Eh, se ci casca tit. il mio socio. che l'abbiamo vista da, da questa telecamera, non l'abbiamo vista dallo strato, perché si vede il bollino scoperto, da qui il bollino scoperto si vede un po' meno. Di parabola questo trasponde per Mascia, più che complesso, soprattutto nella gestione della forza. Fa una bella cosa Alessandro. Tre sponde di calcio per quarta, eh, questa è bella. Eh? Sul largo, una situazione di prova biliardo, 10 anche con l'aiuto del, del, che del freno del rosso. Eh? Che birillo lavoratore! <ride> Ci si è messo sotto con la schiena. Qua, eh? Eh. Avrebbe avuto la replica. ti ha tirato un po' il freno a mano e guarda che bravo Alessandro guarda che eh, bravo. bravo quarta quattro punti di castello arriveranno anche i tre di pallino Sette in totale, portano quarta a 45 punti contro il 14 di Mascia. Alessandro non deve mollare, il rosso fa finta di cadere ma rimane in posizione. Il replay delle tre sponde di quarta con il birillo rosso che frena, anche da qua si vede bene sensibilmente. La, la palla bianca. Allora, questa si vede un po' male perché si vede meglio dall'altra. Intanto 4 punti di quarta di schiacciata. Ricava 4-2 birilli. Bricolla sul eh, largo ad aprire la le biglie, eh, Torna in difesa, difesa, ma è una biglia che non fa male a quarta. Questa sì, una difesa un po' fino a se stesso. quarta stranamente sul largo però un 3 che fa tanta classifica e qui 9 punti per Mascia che complice una serie di rimpalli io <ride> male questa. In appoggio quarta. E ah, qui. Vediamo come terminano. Diciamo qui quarta. Non voleva rimanere corto Esatto. Ma anche perché non, non aveva ragione di forzare un appoggio limite. E tra l'altro nonostante la forza un po' esuberante ha trovato no anche perché masci a destro quindi eh, sta cercando di capire come poter sì all'inizio All probabilmente è un ragionamento su un pallino da tre però c'è da capire dove mettere la battente Oppure ad andare al centro a girare dietro al pallino da 4. Oppure giro il pallino da 4, ce ne sono tutto brutto, anche per il punteggio che la Mascia gira 4. Vediamo se riesce a schivare la serie di rimpalli. Addirittura, addirittura dopo l'impatto con il pallino la Bianca finisce a bere. Eh, sei punti per quarta che consegnano. Proprio al Pugliese virtualmente la vittoria di questo set, qui quarta basta praticamente toccar palla. E Realizza il birillo che gli mancava per aggiudicarsi il set dopo la bevuta di Mascia, 2-0 quarta pubblicità per noi. Mascia Schiav, 2 a 0 per Andrea quarta, un quarta ancora non nella sua miglior forma. Però per adesso è stato più che sufficiente. Eh, eh sì, perché quando ha sbagliato o c'è stato un momento un po' di calo, obiettivamente Alessandro non ne ha approfittato sempre esatto. insomma. e di sicuro Alessandro ne sa approfittare perché sennò qui a giocarsi questa semifinale non si fa neanche finta ad arrivarci rimpalla Mascia su questo duomo di tre intercettando chiaramente la palla dopo una sponda il primo incontro eh, della, del tabellone dei professionisti, Alessandro l'ha giocato contro Marcolin. Eh, ha vinto 4 a 2 a Marcolin, il suo capitano, mh, capitano del team Italia 2, che ha assolutamente ben figurato in quel di Calangianus. Di una passata quarta, o no? Che dici? No eh non lo so, lui di solito le, le batte anche forte, da come brandeggia tira forte, no? guarda allora, come è stato preciso? Eh? Eh? E qui il, quelli delle quelli, gli avventori della sala su queste cose qua giocano il Jolly. Eh, meritavi il doppio, meritavi eh. il doppio. Che di solito in un momento di di nervosismo latente <ride> delle, delle discussioni abbastanza accese. risponde palla per la quarta, realizza tre punti, attenzione al pallino. Palino si mette proprio davanti al castello e qui sicuramente chi se lo prende per primo avrà notevoli vantaggi. Giocherà l'angolo probabilmente per come è andata a vedere. Sì, che è andata a vedere la diagonale dove battere in corta per ricavare l'angolo. Meno. Così è l'impressione, eh, anche l'effetto che sta dando. Eh, ha preso la lunga anziché la corta. No, se vede sì, il giro, ah. no, 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 ha difeso bene. La quarta deve andare di bricolla. Eh, gioca nella un, massima uh, entrata. Questo pallino. C'è un impatto sul largo, chiaramente potrebbe fare il tiro lo stesso. Io e Nicola, chiaramente, intendevamo il in largo, ma prendendo poi il pallino dalla parte del castello. Ecco. Chi passa il giro? Sì, credo di sì. Tirando forte, dovrebbe passare sia tirando forte che tirando piano. Passa con il giro. Vediamo se rientra in difesa Alessandro. Eh, sembra di sì, mm. bravo. 6 punti in tabella per Mascia e parità nel terzo set, garuffa per quarta, Quarta Spara molto bene questa Garuffa, esaspera l'ingresso, ma trova anche lui una difesa centrale, centrale attaccabile da una garuffa, però sull'altra sponda lunga per Mascia. Sponda lunga che da quello che siamo riusciti a percepire una sponda lunga un po' più gestibile, un po' più regolare. Anche se gli salta addosso, anche a questa un pallino. Alla fine diventa un buon impatto per eh, Mascia perché obbliga. Adesso quarta un tiro di parabola. 4 punti per quarta è qui mascia è obbligato a tirare. Eh, qui deve lasciare andare il braccio. Sì, no? perché andare a giocare un qualcosa di interlocutorio è. Sarebbe Bellino il sì. di due sponde. Scrivi Bellino, scrivi, D2 a girare ma Attivamente era un po' bassa la probabilità di fare tutto tiro come si suol dire. Eh, un po' bassa mi sei piaciuto. Eh. Eh, la, quando, quando la politica si impadronisce di te, socio. Eh. Girone per quarto, leggermente sull'altro. Vediamo se, se si prende quattro punti. Sì, socio, ma hai mai pensato alla carriera politica? No. Eh ma ci dovresti pensare per meno. Me, no. me l'hanno quasi proposta, ma ho detto no. Sì? Sei A livello locale decisamente no. Sono quei mestieri dove non c'è guadagno. E dove non c'è guadagno? C'è solo da, da, da fare disastri. E dove non c'è guadagno. Se fai qualcosa fatto bene nessuno ti dirà mai bravo. Quindi. No, non ci vedo de una grande intelligenza per intraprenderla, ti dico la verità. Peccato. Panorama Ma politico. Quarta. Ma guarda. In un'ala moderata. Precolla per Mascia anche qui sul largo eh, è un po timido eh? Ha sforzato proprio la misura di prima dentro al castello. Messa dentro, ha messa, lì dentro, bah, ha messa lì dentro, quarta. Fantastico. Poi ogni tanto eh, si sveglia. Eh, dice, ma io sono quarta. Eh. Ne fa una bella bella. giro no stesso tiro fondamentalmente per Maschia eh, bravo un gestito veramente molto sì. bene bravo anche perché è un tiro che giochi facendoti buona anche una realizzazione di misura sui birillo. giochi non con tantissimo morale quando non c'è il rosso perché non ce l'hai proprio mentalmente come bersaglio si era impostato sulla conclusione di due al volo ridà un'altra occhiata ma credo che proseguirà su quella strada quindi le due al volo conclusione che tra l'altro di solito Andrea gioca molto molto bene Ma e qui ho preso il punto, punto marcio, marcio. Eh, guarda, peggio di questo punto credo sia eh, era difficile eh. hai detto giusto peggio di questo punto no non ce era impossibile è per... eh? eh, un punto peggiore assolutamente tanto bella questa realizzazione di, di Alessandro non era scontata questa, questa raddrizzata a questa distanza dalla corta doveva tenerla dritta sul filotto c'era molto margine per, per sbagliarla questa eh? anche se partiva con la mano sul panno, non la, con la mano sul legno, ma era da fare. 4 punti per questo scatolino allargato invece per quarta e si rimette in parità, 24 pari. E mi sembra che diciamo, Andrea, mentre nel, nel gioco non di colpitura, comunque nel gioco di rifinitura o a forze basse sta giocando alla quarta. Davanti... Strano a dirsi, sì, sta facendo un po' di fatica. Anche a Calangiano non abbiamo visto il miglior quarto anche nel campionato a squadra. E qui disfaccio. Vediamo se riesce ad aprirla. Questa, ecco, questa eh. è alla quarta. Eh, sì. mm. mamma mia! Quello, tutto quello che ha detto Nashin Bene precedentemente potete cancellare. <ride> C'è Sì, sì, sì. Questa l'ha appoggiata lì. Eh. Guardate come la battente attraversa per due volte la linea mediana per sì, saltargli un filo addosso, direi di sì. Giro, non a richiamare, richiamare se passa un capolavoro questo, Mamma che mia, Bravo, che il tiro più bello dell'incontro per adesso. Bravo Alessandro. Bravo, bravo, bravo. Anche ottimo l'impatto con il pallino che si mette davanti alla biglia gialla. Eh, I ti, titoli fanno sempre un po' paura. Questo rischio di rimpallare, però insomma, fatto davvero in modo <coughs> perfetto, Alessandro. Eh, Bell'uscita anche di quarta, e con una presa di palla sullo scherzo, in qualche modo ritorna anche in difesa. Certo, da dove partiva era, veramente, era veramente complicato. Striscio di calcio per Maschia. marcissima e qui Guarda, va a vedere se c'è qualche porzione utile sulla palla e poi cambia idea e va sulla, sulla bricolla e fa 10 Gli piace, gli piace particolarmente quel rosso su questo biliardo, mm. Andrea 10 punti, 48, 35, 3 sponde di calcio per Alessandro Mascia Sponde di calcio di misurissima perale. bella risposta. Bravo, 6 punti. Certo il gioco sul castello favorisce molto di più quarta che è avanti, quindi non sforzerà la misura, ma cercherà anche di riconcedere un'analoga occasione a... a Mascia che si deve prendere dei rischi, qui non è certo quarta, ma è Alessandro. E quarta qua la gioca al meglio, prendendo penso la porzione migliore di questa palla e obbligando con buona probabilità ma ad andare al volo dalla lunga di destra a cercare fortuna sul pallino perché mm. io forzerei una mezza misura eh, qui si tira di una e si prega e si spera sì, è una mezza forza a cercare la parte della gialla che la manda verso il pallino 3 sì, oppure traversino e di... pallino 4 eh, oppure traversino e pallino 4 al solito quando si cerca o di sopra o di si sotto si piglia piena. Pi piena, si può lasciare anche fisso. Però, insomma, chiaramente non no, glielo. Il fisso auguria. no, perché non, non è quella forza lì? Però. Ma sì un fisso anche di traversino Cioè, nel senso, no, okay. eh. Ah, ma si ha tirato proprio a buttarli per terra tutti. Vediamo se il pallino gli dà una mano. Ah, questo è un discreto Barbatucco. Oh. Bravo Alessandro. Questo non lo conoscevamo. Eh. Segna un po'. Lo mettiamo in. in eh in archivio in archivio per, per riprovarlo chiaramente stiamo scherzando ma <ride> sul fatto di dire si tira e si spera questo è un faceva è un modo di una di, di quelle speranze per, per Alessandro trova una buona porzione di palla rimane sotto misura ma c'è ancora la possibilità di attaccare con uno sfaccio uno sfaccio che su questo biliardo affronterai più dalla palla scarsa eh sì perché abbiamo visto dalla grossa non sviluppa tanto almeno eh? la caratteristica no ma poi è una distanza anche brutta da, da sviluppare tra l'altro A distanza della gialla da sponda non è che sia proprio il massimo per eh, sviluppare invece... infatti la pianta dritta non avevamo detto prima eh. e adesso è set point per quarta raddrizzata di terza no, la prende leggermente scarsa Va. Largo anche di seconda, una buona conduzione delle biglie e riporta sotto i birilli ancora la palla bianca. E la forza, le tre e mezzo quarta le, sa. le ha omologate dentro la stecca. Eh, eh sì, che mi sa che dovranno andarci di 5 di 4 per le 5. C'è la no. 3 per la 5, dunque la linea. del allora, 35, è questa sì, nel 35 è questo: questo è un 38. No, no, no. Secondo me battendo già 35 35, estende. Eh. Ma sai quello che abbiamo visto ieri con eh, con Michelangelo, ah, cioè vero. Eh. poi batte su quella sponda lì. È che non, il 35 allora di solito su un biliardo nuovo quando si gioca di un buon effetto, due terzi di effetto, non mi piace giocarla di tutto effetto perché è più difficile il trattamento. La 35 in velocità esce a 32 di lunga e passa la chito del pallino. La 30 va sempre corretta un po' in, in difetto se no vai via largo. La 35 è praticamente giusta o, mh, o poco più come battuta. Tendi sempre a non andare sul largo perché se poi ti scappa va a finire che, eh sì. che anche perché se la voli se prendi accanto al diamante del 10 bevi il rosso, quindi è sempre una palla un po' brutta da giocare. Non aveva alternative sicuramente Alessandro. Qui peraltro la biglia di quarta si è messa in una posizione difficile da attaccare o da ricavare qualcosa. Qui si può pensare a un qualcosa dalla lunga, una sorta di sfaccettino dalla lunga, fare lunga palla, mandare la gialla verso il pallino da tre. Si può giocare direttamente sulla palla. Non gioco tanto. lo sponda a palla veloce. No, ha ah, giocato l'americana a scendere. Ma complimenti senti, complimenti per l'idea nel senso che sicuramente ci ha già poco. fatto qualcosa di bello sì, Ha rimpallato eh, comunque. Dici eh? Mm, un pochino. Mi sembrava molto. Attenzione, c'è eh, Berzino per, per Mascia che è da sfruttare, beh, qua ce l'ha anche a due passate. Il peccato è che la gialla sia abbastanza distante. Da sponda quindi. Deve essere preciso, necessariamente preciso, non ha tanto margine d'errore. Qui fare un 2 da una parte, un 2 dall'altra... È un volo. È un volo, sì, a questa distanza. fosse stata più vicina sarebbe stata meglio. concentrarsi a sicuramente... mandare la gialla proprio nel centro della sponda lunga. Bravo. Ma vedi? Ma questo, è quello che dicevi, giustamente. C'era la possibilità perché la, la traiettoria naturale della battente era verso il palino da 4. Quel che è peggio, che prendendola leggermente scarsa, probabilmente è rimasto un po' sotto misura, no, non no, questa, è rimasto dentro dallo strato, mi sembrava peggio, invece, qui quarta, ha la possibilità. la possibilità che si concretizza in una bricolla, bricolla di mezzo effetto, che va a segno con quattro punti. Sì, eh, fondamentalmente ti ho detto eh, anche per eh, dare qualche spunto ai nostri amici: eh, dovete stare attenti quando c'è quella distanza. Sembra un traversino scontato. Sì. Eh, però se non batti l'avversario, come hai detto bene tu, nel centro della lunga, il filotto di prima non, non lo, lo fai, lo fai più. perché lì o lo fai di prima o non lo fai più. E intanto, ma vediamo quanti ne realizza. Sta... Ne realizza 6, ne realizza. Mi si è abitata sta palla, ma sei sicuro, ma sì. Sembrato invece pulito, sembrava che ce ne fosse un qualcosa di più. Qui a parabolare, a toccare la bianca e arrivare al palino da 4. Qui si fa: non si fa il palino solo se si parabola troppo, basta che la tocchi nella parte esterna e fa il palino da 4. Rimane di questa idea, andrà a 4. Non deve girare troppo. Eccoci, ha eh, ah, fatto lo stesso. Eh, andato, eh, sì. Perché c'era poi da solo il punto, ma di girare, perché se giri ancora tanto di più lo fa da tre. Sì, sì, certo. Però c'era quello, ti, ti torna? Sì, sì. C'era quel piccolo spaziettino però dire... era infinitesimale, però... Eh, però. ci poteva essere. Eh, se vero. gira un concetto di più, non fa né 3 né 4. Intanto, quarta ci ha portato su. Ne ha fatti zero. tre. Esatto. <ride> e andiamo in pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set, featuring a unique molecular structure. It guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably, the best pool ball balls in the world. This set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith range of ball and cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Tutto pronto per il quarto set, ha già chitato quarta. Ci prendono già la linea, eh? Eh, Fabian. Aspetta che saluto anche. Ah, quindi allora noi salutiamo i nostri amici di BDR Channel, eh, avvertiamo che è partita la diretta su Rai Sport sul canale 58 del digitale terrestre. Quindi ringraziamo tutti per averci ascoltato fino adesso, quindi se volete continuare a, vi, a vedere questa partita in diretta spostatevi sulla RAI. Poi noi ci sentiamo stasera per il campionato a squadra. Proseguiamo il, il commento, chiaramente questo commento lo potrete sentire al, nel, nel registrato, la diretta si è interrotta in questo momento. Però noi proseguiamo a fare il commento di modo che questa partita abbia l'intero commento nostro. E anche le immagini nostre. Prima occasione per una scia che realizza solo 4 punti. Quarta, prende una quantità troppo scarsa di Bidia, non riesce a marcare, riesce a difendere però diagonalmente, bricolla per Mascia. È una presa di palla larghissima per Alessandro, prende il palino da tre qui abbastanza fortunato il sardo che non aveva chiaramente in mente questo disegno ingresso massimo su questa 2 modi 3 per quarta che non è fortunatissimo con il contatto con il pallino a 3 che sposta la sua biglia la biglia di mascia sul quadrante destro del tavolo ed offre offre questa possibilità di raddrizzata di seconda e terza per Maschia eh, più seconda che terza tant'è che prende il pallino aperta troppo di seconda colpo in testa quarta e qui anche un gesto di disappunto per, per andrea che veramente non ha capito come ha fatto a far fare questo disegno attivamente la, la steccata è partita molto rigida C'è una piccola interruzione perché non ho capito. Quarta si è lamentato di qualcosa o, perlomeno, ha fatto notare all'abito qualcosa, però, non sono riuscito a capire. scusate siamo tornati in diretta perché non è partita la, la diretta Rai quindi siamo tornati in diretta siamo persi solo qualche tiro tra, tra quarta e mascia il punteggio di 14 a 6 per, per quarta 8 punti su questo sfaccio per quarta, che ma 14 impatta il punteggio di Mascia. Mascia però ha la possibilità di replica, e Mascia ne lascia più di qualche. Lascia più di qualche berillo sul tavolo qua più che altro lascia un'altra opportunità affronta la quarta eh, a parte il primo set in cui ha rischiato di vincerlo ma sci ha avuto molte occasioni però queste occasioni non l'ha sfruttata non le sta sfruttando neanche quarta non è sicuramente il miglior quarta però per adesso è un quarta che con eh, una partita da 6 in pagella sta vincendo 3 a 0. Neancora un errore da parte di, di Mascia che realizza solo due sull'ennesima conclusione concessa. Gli da Andrea Quarta. Guarda 4 punti su questo traversino. Ad andare lungo la sponda lunga con la Gialla. Bello di palla per Alessandro Mascia. A difendere sull'attraverso del biliardo operazione riuscita e quarta costretto all'appoggio, appoggio un po' abbondante, Ma Scia qui giocherà di mezzo colpo il filotto, vediamo con che forza. Decide di dare la forza a risalire dopo l'impatto con la corta. Perfetta questa esecuzione di Bibino. Questo è il soprannome di Alessandro Mascia. Quarta di bricolla. Buona presa di palla. Realizza il pallino da tre. e scia qua dovrà andare necessariamente di fianchetto dalla sponda corta leggero taglio contro a sinistra per creare un angolo ideale entra troppo vediamo se ci sarà un impatto col pallino rimane sotto misura quarta può andare al giro giro appena da allargare Quarta decide di farlo di forza, quindi dando la forza a parificare nel quadrato superiore. Ritornando con entrambe le biglie nel quadrato superiore, realizza 5 punti. Eh si mette a 32 contro i 26 di, di Mascia che effettivamente Gianluca stavo dicendo di una partita da 6 in pagella per quarta. E per adesso questo 6 in pagella vale 3-0. Sì, ha fatto l'indispensabile. Sì. Abituati al livello di Andrea sei meno, dai. Andrea, anche perché diciamo che l'asticella a cui ci ha abituati questo grandissimo campione non è che stiamo raccontando niente di strano sì peccato perché Alessandro gioca molto meglio di così e non sfruttare tutte le occasioni che poi dopo alla fine quarta gli ha concesso insomma avrebbe forse sarebbe espresso un po' meglio se magari certo. avesse preso un set e forse poteva trovare un po' di, di, di morale ma così non è, non è stato secondo me Alessandro e gli auguro di averne modo ma sicuramente deve soltanto abituarsi a questi eventi sia psicologicamente che fisicamente giocare tante ore di fila Quindi una buona raddrizzata per lui quello che depone sicuramente a favore suo a favore di Fabietto Mura e quant'altro è che in Sardegna sono cresciuti molto ma rispetto alla stragrande maggioranza dei giocatori non hanno una grande possibilità di allenarsi ad altissimo livello e riescono a diciamo a sviluppare un gioco da primi della classe no? e sai, nel frattempo loro girano eh? cioè nel sì, senso per... sì, sì. sì, dai Alessandro ha avuto secondo me una fortuna biliardistica per la stessa missione di essere stato vicino per diverso tempo ha un grande maestro di biliardo, e parliamo di Angelo Bellocchio, che ormai da un ventennio è sardo acquisito e sicuramente gli ha giovato. Però tanti altri giocatori sono, cre sono davvero cresciuti, hanno fatto grandi sacrifici anche per riuscire ad arrivare a questi livelli di eh, sicuro tanti eh, chilometri tanti chilometri tante navi tanti aerei Eh sì. che insomma logisticamente chiaramente sono molto diciamo che un regalo che sceglierebbero a Natale è quello di farsi crescere le ali eh. <ride> questo sicuramente sono molto penalizzati dai eh. geograficamente è normale sì. che Sicuramente il fatto che anche in regioni con, senza tantissima tradizione stia salendo il livello è bello perché vuol dire che si sta uniformando il livello del biliardo a livello nazionale, uniformando e salendo verso l'alto. Mm. Mezza garuffa per Alessandro Mascia. sfila largo un 4 insomma che accoglie sicuramente come buona notizia vista la presa di palla non eccezionale delicatissimo questo traversione di due passate per quarta presa di palla è davvero buona per il cannibale che qua tira fuori il capolavoro al momento giusto diciamo no guarda ho detto male ho detto diciamo 6 più perché nel momento giusto ha tirato fuori le palle alla quarta. avevo sbagliato il giudizio e questa è una delle dimostrazioni. 43-34 per Andrea a meno 17. 32 dalla quarta. Buona, una buona una uscita, presa. Però. In quella posizione lì, dal, dalla porzione larga, diciamo appena prendi la parte esterna della palla quasi sempre fa, salva la biglia e qui davvero quarta ne ha fatto ha fatto una scuola di pensiero di questo tiro gancio per lui sul largo del castello e qui Mascia costretto ad uno sponde palla essenzialmente in chiave difensiva però che le sponde sono piuttosto rigidine quindi si potrebbe anche chiudere ma... eh, lui ha stato eh? da eh, lui c'è stato un po' sull'attacco ora non lo biasimo eh, con quarta 43 no più che altro quel pallino a largo eh. se lo impatti poi lasci giro insomma rimanere sotto giro con quarta non è un'idea si sa che fine si può fare anche Andrea Vediamo se rimane leggermente corta tanto da offrire un fianchetto di effetto contro. Ma non credo no, se ce l'ha, ce l'ha di buono. Diminuito, oddio, di palla per salvarla. Se entra, se entra bene, ne ha tanta. Deve diminuire la forza. Riuscire a girare di fuoco a forza. Bravo, eccola qua. Bravissimo, Alessandro. Bell uscita per lui. Forse leggermente abbondante, però eh? eh insomma. No, di se l'avamo sul totale del tiro. Un filo abbondante, però il colpo è partito nel modo giusto, ah, così, eh? l'imbracciatura In questo modo, mica eh? <ride> eh, ha presa male questa qua. No, anche perché per come l'ha presa, che guarda, che! mamma, mamma che mia Perché per la presa di palla l'aveva presa proprio poca poca, ma eh, aveva talmente tanta qualità. Questa steccata che ha fatto il filotto di terza eh sì perché se no non la fai no, anche perché guarda che, bella questa diagonale guarda che curva che fa la sua per arrivare in guadagno di Vedi rientro non ne fai tanto eh, con questa diagonale però se la stecchi così eh, la, fa, la fa rientrare oh. la alla fine Euro. tocca aumentare il voto a 6,5 lo eh, eh. sì. eh. volevo tenere basso per stimolarlo un po' Andrea ma... guarda un po' invece che bella reazione di Alessandro infatti ti dicevo quello che ha fatto poi trasportare la palla, è la rotazione che è arrivata sotto, che è quello che l'ha permesso di andare in lunga. Due cose perfettamente concatenate. Vede palla, quarta. Gioca il giro di colpo in testa a tenere la battente sulla lunga. Si mantiene dalla parte di ragione che è il che è lo stretto però. Non difende, ma scia. Vediamo se va Terra dentro. Vediamo se ingaruffa dentro. sa che ingaruffa, ma di fianco. Quindi è ostico sul giro, questo biliardo. Perché sul dal quadrato, no, se prendi il 24, ingaruffi stretto. Cioè, se prendi giro il... volante, vediamo se chiude in bellezza. Quarta, giro volante e pallino da 4. Pallino da 4. Il palino da 4 non c'è, il giro volante realizza 4 punti. Eh però insomma, bilanciato bene. 53-38. Curioso quel passaggio della battente, lo stavo riguardando la diretta, insomma. E pallino da quattro. Qualità ce n'era un, un rimorchio. di 1. ci fa di due lo stesso. A realizzare il pallino da 4, attenzione alla gialla, attenzione alla gialla. l'effetto. All attenzione alla gialla, se beve cambia questa partita. Beve. Ha bevuto 6, quindi eh, quanto va? scia, Va 44, 44 53 e al fisso per andare in angolo di destra, a fare solo 10 e venire verso il pallino da 3. Sì, sì. eccolo qua 10 punti va a 54 vediamo se difende sì eh, credo proprio che abbia difeso qui. Quarta a dover risolvere un problema che fino a qualche secondo fa non c'era. Set point per Maschia. Set point per Maschia. Deve fare il rosso vediamo Se arriva almeno un pallino 3 per lui, pallino 3 non c'è, addirittura rimane abbondante e match point per quarta, quarta via. Il filotto chiude con questi 11 punti, <ride> nonostante la. Quella bevuta al penultimo tiro. Quarta, non ha sfruttato la chiusura. Mascia, che si saluta insomma, con grandissimo, grandissima tranquillità e rispetto con, con Andrea Quarta. E quindi sì. va in finalissima Andrea Quarta: 4-0. Se la vedrà contro Michele Gatta. Complimenti comunque, Alessandro, per sì. lei. il bellissimo percorso fatto in questa quarta prova della. E in BC, noi vi chiediamo scusa perché abbiamo interrotto la diretta perché pensavamo che eh, prendesse la linea la Rai, così non è successo, non ci siamo diciamo, capiti bene. Quindi, colpa nostra se per cui abbiamo interrotto la, la diretta abbiamo perso solo qualche tiro. però dispiace perché forse abbiamo perso qualche utente che si aspettava, eh, era andato ah dall'altra parte, la rivedrà nella differita. E noi, quindi, adesso i ringraziamenti li possiamo fare. Uh, più con calma, anche se mh, la, la finale sarà a seguire quasi senza soluzione di continuità. Ringraziamenti che faremo comunque nella giornata di domani perché siamo ancora in diretta stasera per il campionato di Serie A. Domani per la quarta giornata, stasera ci sarà la terza. E, e quindi, nulla: noi semplicemente adesso vi auguriamo un buon pomeriggio, vi rimandiamo. Alla programmazione di Rai Sport, appunto per seguire la finale tra Gatta e Quarto e poi ci rivediamo nella prima serata per seguire la terza giornata del campionato a squadre di Serie A. Qui in diretta dal Red Italia Billiards di Salerno, Quindi, tra poco, per la finalissima. Collegatevi adesso con Rai Sport e poi dopo ci rivediamo stasera per il campionato a squadre di Serie A. A dopo! Ciao!